fortuna. Thank you.
dice un gioia che si sente, un gioia che si senti e non si te. E
Thank you.
Breve cambio di scena dal Teatro delle Muse per questa seconda parte di Lucia di Lammermoor. Abbiamo appena ascoltato La follia di Patrizia Cioffi. Non per fare confronti, Mauro Mariani, ma ogni soprano interpreta la follia in qualche modo a modo suo, diciamo così. Ecco, la caratteristica di Patrizia Cioffi qual è secondo te? Beh, innanzitutto di essere bravissima. Io credo che è la prima volta che la sento in Lucia, non so se oggi è in uno stato di grazia o canta sempre così. Penso che la Lucia della Cioffi comunque sia uno dei grandi personaggi del teatro in musica di questi anni. Come la interpreta? Vocalmente è, direi, perfetta rispetto ad altri modelli di perfezione che abbiamo avuto recentemente e ancora oggi, e a cui forse gli appassionati d'opera pensano immediatamente. La Cioffi riesce ad essere però anche un personaggio più coinvolgente, è perfetta ma stravolta allo stesso tempo, due aggettivi che normalmente è difficile mettere insieme. C'è questa grande carica di romanticismo, di questa follia che non è solo la follia dei Gorgheggi, ma proprio questa idea di qualche cosa che supera, rompe gli argini della ragione e irrompe dal profondo del cuore con tutta la sua passione, eccetera. E c'è nel canto, c'è molto anche nella recitazione, perché la Cioffi, oltre a questo fisico così minuto e emaciato, accentuato anche dal trucco, che è Lucia già, e si aiuta con una recitazione veramente da grande attrice, che non è facile vedere sulle scene oggi, credo. In qualche modo, secondo te, De Flo ha rispettato le sue idee nel creare questo tipo di follia questa sera, rifacendosi a degli schemi di storia dell'isteria, diciamo così? No, io penso di sì. Magari la Cioffi con un altro regista lo interpreta in maniera diversa, ma mi pare che in questo caso siano incontrati perfettamente. Poi intendiamoci, sì, è un tipo di isteria vista proprio dal punto di vista clinico e non una specie di bambola gorgheggiante, però non ha neanche spinto troppo in là questi aspetti clinici realistici. È sempre una follia reinventata teatralmente, questo è evidente. Noi siamo sempre in attesa dunque che cambino le scene. Questa volta Donizetti ci porta direttamente in un cimitero per l'ultima grande scena, che questa volta tocca al tenore dopo la morte di Lucia. Aspettiamo che, appunto, è straordinario però questa specie di doppio finale, perché l'opera normalmente con la scena della follia, la morte dell'eroina, finisce, e invece ci sta quest'altra grande scena di Edgardo che personalmente io ritengo che sia ancora più straordinaria, una delle grandi pagine del melodramma romantico italiano, una cosa
da brivido più ancora che non la follia di Lucia, che qua e là, anche perché poi le variazioni sono ampliate spesso all'infinito, cede un po' al gusto del virtuosismo, cosa che invece nella morte di Edgardo è molto più stringata. Dopo l'aria c'è una specie di recitativo che richiede di fra l'altro un interprete grande, almeno quanto Lucia, perché spesso la semplicità è più difficile ancora della complessità virtuosistica. E mi pare che Machado vocalmente sia veramente all'altezza della Cioffi. Ecco, lo ascolteremo tra breve, grazie.